Salone del Libro di Torino, grande emozione, stand Mondadori con Serena Venditto, Aria di Neve. La tua prima pubblicazione con Mondadori, il tuo primo affermacopia è qui nel tempio di quello che è la cultura, l'editoria, libri, c'è questo profumo bellissimo tra cui quelle delle pagine del tuo libro. Sì, cioè, appunto c'è Aria di Neve. E, sì, sono emozionatissima, questo è proprio è dove tutto è cominciato, è veramente il cuore anche della mia esperienza di scrittrice. Tra l'altro io sono doppiamente fortunata perché Aria di Neve è uscito 4 anni fa con Homo Scrivens e è stata una bellissima esperienza. Rivivere 2 volte una bella esperienza con un libro credo che non sia capitato mai a nessuno, quindi insomma sono doppiamente fortunata. Una copertina bellissima di Pino Sartorio, diciamolo. Assolutamente, vanno detti tutte le persone che hanno reso possibile questo, a parte te che sei l'autrice. E poi questo gatto, questo animale totem bellissimo che amiamo, che tu adori e che in qualche modo racconta e non racconta, è protagonista o meno. Sì, in realtà il fatto che il gatto non parli con parole umane non significa che non si esprima e non aiuti nelle indagini. Aria di Neve è una commedia gialla, i cui protagonisti sono 4 coinquilini di uno stesso appartamento del cuore del centro storico di Napoli. E si trovano, loro malgrado, come dire, a indagare su un suicidio molto sospetto nel loro palazzo, e il gatto li aiuta a modo loro, cioè come detective naturale, nel senso che ha un intuito eccezionale, la capacità di vedere al buio, si muove lentamente, si intrufola dappertutto, tutte doti che qualsiasi poliziotto vorrebbe e che però hanno soltanto i gatti, quindi miagolando opportunamente lui li metterà sulla strada giusta. Tu non sei nuova all'emozione qui del salone, insomma, perché come detto è iniziato tutto qui tanto tempo fa, anche se tu sei giovanissima, però esserci ora in una veste diversa, completamente diversa, perché sei allo stand della Homo Scrivens, insomma, come autrice, come scrittrice, come formatrice, come, io dico, un po' fulcro di quello che è l'essenza di Homo Scrivens e della verità, insieme a Aldo Putignano, a Ugo e a tutte le altre persone che rendono possibile questa meravigliosa realtà napoletana. Però oggi sei, cioè, voglio dire, Mondadori, sei di rosso vestita come il logo, cioè sei bellissima. Sì, in realtà in maniera quasi inconsapevole sono molto aziendalista come, cioè, senza come abbigliamento, no, non ci avevo pensato. E sì, è una cosa bellissima, infatti voglio ringraziare tutte le persone che hanno accompagnato, diciamo, questo viaggio, Aldo, Francesco Pinto, Marco Malvaldi che ha scritto per me una quarta strepitosa, e anzi ti pregherei di inquadrarla perché è bellissima. Magari? Certo. Se siete disposti a credere che un gatto possa aiutare una traduttrice o indagare su un delitto, questo libro fa sicuramente per voi. Se non siete disposti a credere a queste cose, scusate, ma che leggete a fare? Marco Malvaldi, per Serena Venditto, Mondadori, assolutamente da leggere, Aria di Neve, anche se siamo prossimi all'estate, perché è veramente la scrittura e rendere possibile il dono di un libro alle persone, credo che sia il più bel dono per l'estate che arriva. Grazie Serena. Grazie.